adesso sul palco Ivan Bruno del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Studi di Firenze e ci parlerà di come le grid computing e cloud computing rendono possibile l'implementazione di servizi di telecontrollo in modalità as a service. Allora, buongiorno a tutti. Mi ha presentato abbastanza bene il chairman. La presentazione verterà principalmente su quelle che sono i risultati e l'attività di ricerca all'interno del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione nel settore del grid e del cloud computing. Devo dire la verità che stamattina ho assistito a tutte le presentazioni e più o meno siamo tutti convergenti che le tecnologie qui menzionate, l'internet delle cose, il web semantico per analisi documentale in maniera automatica e la gestione di grosse quantitativi di dati nel contesto dei big data, nel bene o nel male convergono in tutti i settori dove c'è bisogno di estrapolare quella che è la conoscenza, sia che dal punto di vista della elaborazione puntuale di una misurazione o di un qualunque comportamento o attività o evento che viene svolto, non qualunque applicativo, complesso o no, e una sorta di registrazione della storia di quello che è il comportamento delle misurazioni effettuate per effettuare quelle scelte, quelle elaborazioni che possono portare a miglioramenti sia da un punto di vista delle efficienze dei sistemi sia dal punto di vista del controllo e prendere, diciamo, aspetti, intraprendere delle decisioni in merito al verificarsi o meno di situazioni di anomalie, alerting o diciamo, previsioni di possibilità di situazioni critiche. La matrice comune di queste tre tecnologie sostanzialmente anche se apparentemente sono orientati a tre contesti diversi, ma in realtà confluiscono, hanno una matrice comune ed è quella dell'enorme quantitativo di dati che si vengono a produrre durante, diciamo, la vita e l'utilizzo di tali tecnologie. Anche perché, diciamo, stamattina si è parlato molto di smart city, si è parlato molto di controllo di sistemi di distribuzione elettrica, non è che si tratta di un semplice sistemino, ma quindi la mole informativa è talmente grande che bisogna in qualche modo ovviare a quelli che sono i sistemi tradizionali di calcolo andando in una soluzione che abbia potenzialità molto più elevate, ma allo stesso tempo fornisca anche quei requisiti classici di scalabilità, di efficienza, di elasticità sostanzialmente che permette di poter estendere nel proprio dominio applicativo senza troppi sforzi aggiungendo un elemento all'interno del sistema. In virtù di questo la quarta tecnologia che viene incontro che è la tecnologia del cloud computing dove sostanzialmente si mette insieme, lo vedremo in una definizione, una delle tante definizioni, due tecnologie particolari, quella della condivisione della messa on demand delle risorse computazionali e quello del meccanismo dell'elaborazione parallela legata al grid. Gli scenari applicativi, qui ne sono menzionati alcuni, e tutti questi, se presi nella loro definizione storica, oggi riportati nel contesto di conoscenza, sviluppano un enorme quantitativo di informazioni. Non solo dal punto di vista del controllo, ma anche dal punto di vista dell'informazione necessaria a rendere a costruirci sopra dei servizi utili sia alle persone comuni, vedasi per esempio nel contesto delle smart city, il cittadino che col proprio dispositivo si connette e può in qualunque momento visionare o lo proprio stato di suoi, diciamo, della sua anagrafica documentale, andare sui siti, diciamo, di distributori a vedersi lo stato delle proprie bollette delle varie utenze, o addirittura avere la possibilità di accedere a un sistema molto più complesso e vedere che cosa sta succedendo in un certo determinato momento della giornata. Quindi, cosa mettono insieme? Allora, la nostra esperienza su cosa sostanzialmente si è stata rivolta? A vedere come mettere insieme quelle che sono l'elaborazione legata a sistemi grid
e alla vantaggi della, diciamo, prodotti dagli ambienti e sistemi basati su cloud. Sostanzialmente, nella dizione più comune, vediamo che il cloud e grid danno portano l'utilizzo della rete non semplicemente allo scambio di dati, ma sostanzialmente a mettere potenza di calcolo a disposizione di chi ne ha bisogno. Praticamente nella logica del cloud non si parla quasi di macchine fisiche se non la parte gestionale infrastrutturale, ma sostanzialmente lo possiamo vedere come un'enorme possibilità di un computer virtuale espandibile a richiesta in caso di necessità, quindi con una sorta di gestione elastica della risorsa computazionale. Fino ad oggi questo calcolo può essere gestito sostanzialmente in casa sulla base di un proprio data center, oppure chiederlo, diciamo, a grossi distributori che sono disponibili sul mercato. Quali sono i vantaggi dell'avere una soluzione grid sostanzialmente? È la possibilità di giustamente, già detto, di avere una forte scalabilità, di poterlo rendere capace di risolvere qualunque tipo sia il problema da affrontare, in quanto è un ambiente fortemente programmabile, customizzabile, non solo da un punto di vista dell'elaborazione ma anche da un punto di vista della strategia elaborativa, perché la possibilità di avere a disposizione un certo numero di elementi in grado di svolgere una specifica attività di elaborazione, che nella dizione dei grid vengono chiamati nodi sostanzialmente, con capacità ben precise da un punto di vista del profilo computazionale, è possibile sviluppare una soluzione di elaborazione che vada a ottimizzare l'uso delle risorse messe a disposizione. Dal punto di vista del monitoraggio, il grid stesso mette a disposizione soluzioni di controllo di se stesso in modo tale da rendersi conto di cosa sta succedendo e quali attività sta svolgendo e quali risorse sono state impegnate. Da un punto di vista operativo si parla spesso nell'ambiente di grid di schedulazione dell'attività su base programmatica o su base imposta su una richiesta da parte di un utente o da un sottosistema. Il cloud, in linea di principio, molti lo vedono come un modello di business, beh, effettivamente per chi lo vende, per chi lo mette a disposizione lo è, ma da chi invece lo vuole sfruttare da un punto di vista di una risorsa computazionale facilmente aggredibile nella sua capacità di essere gestibile in maniera dinamica, se lo mettiamo insieme agli aspetti di calcolo legati al grid, come viene suggerito da colui che ha teorizzato la parte grid, Jan Foster, quando grid e cloud si mettono insieme si deve parlare necessariamente di cloud computing. Quindi, sfruttando la possibilità di messa a disposizione del cloud, che a richiesta si può attivare o meno una risorsa, il grid da sé si trova nel suo contesto ideale, perché nel momento in cui c'è bisogno di potenziare l'elaborazione, viene messa a disposizione un certo numero di risorse che in automatico vengono a essere disponibili al contesto di elaborazione. Detto questo, se noi volessimo sfruttarlo in ambito di monitoraggio e controllo, viene da pensare che a un certo punto, se uno teorizza e realizza sostanzialmente un'applicazione in grado di controllare qualunque sia il contesto o scenario visto in precedenza, potrebbe essere anche messo definito un cosiddetto remote control as a service, cioè io utente ho una serie di sistemi da controllare, non ho tutta la tecnologia computazionale in casa, posso però collegare, chiedere attraverso forme di acquisizione delle risorse su un sistema cloud, improntare sopra un sistema grid, e questo sistema di controllo può essere anche reso come servizio ad un altro eventuale cliente che ha necessità simili oppure no. Perché questo? Perché la possibilità che mette a disposizione i sistemi di elaborazione basati sul grid è quello di customizzare il problema senza essere rigido in una sola soluzione. Perché la possibilità di un ambiente grid è quello di avere
diciamo, sistemi di elaborazione polifunzionali, per cui si possono distribuire delle elaborazioni specifiche su determinati sottoproblemi o quantomeno su tipologie di tipo eterogeneo. Qualcuno magari può controllare, che ne so, il numero di accessi di un utente su un portale, oppure un sistema può chiedere di controllare un sistema di misurazione per cui periodicamente viene fatta un'acquisizione. Diciamo, tutto questo, se messo insieme, il cloud ci permette di avere una visione molto più dinamica e anche più efficiente di un'infrastruttura di monitoraggio. Questo non mette anche a disposizione il fatto che l'accesso unico offerto dal cloud porta chiunque ad avere la visione di cosa sta succedendo in qualunque momento, in qualunque luogo. Il nostro sistema nasce prevalentemente partendo prima dalla parte di elaborazione basata su grid verrà descritto ora più avanti, ma nello scenario che noi ci siamo posti e di utilizzo come attività prevede per esempio un sistema abbinato di monitoraggio delle risorse dal punto di vista hardware e dal punto di vista proprio fisico e sottostante un ambiente grid in grado di andare attraverso singoli nodi in grado di elaborare processi di varia natura a controllare o a interagire con sistemi esterni, perché l'ambiente sviluppato prevede la possibilità di andare a colloquiare con sistemi di varia natura sfruttando protocolli di vario genere, per cui la capacità che il sistema mette a disposizione è quello che di far vedere il mondo che sta alla destra nella colonna dei dispositivi come un mondo che viene omogenizzato grazie a un meccanismo di elaborazione che permette di tradurre quelle che sono le modalità comunicative dei singoli dispositivi in un'unica forma che può essere poi condivisa da altri processi. Quello che è il grosso problema della difficoltà di poter mettere in piedi un sistema di dispositivi basati su varie tecnologie perché i protocolli comunicativi non sono in grado di essere utilizzati da dispositivi di altre marche. Quindi una soluzione del genere può essere la soluzione che sostanzialmente permette di mettere d'accordo un pochino tutti qual è il punto dove uno deve intervenire nel meccanismo che fa l'azione di traduzione della comunicazione, sostanzialmente virtualizzando quello che è l'elemento di controllo, l'elemento da controllare, portandolo all'interno del sistema grid come se fosse una virtualizzazione dell'elemento stesso e quindi cominciare a farli parlare tutti la stessa lingua. L'ambiente grid si basa sostanzialmente più o meno come la letteratura propone, di avere una visualizzazione, una suddivisione delle risorse, che sostanzialmente sono tutti quindi l'aspetto più fisico, nel senso stretto, la possibilità di avere di sfruttare le risorse fisiche come nodi computazionali, nel caso del cloud possono essere anche le cosiddette macchine virtuali, che poi nel caso del grid vengono viste comunque come risorse computazionali a prescindere. Un meccanismo di schedulazione dell'attività che può permettere pianificare o di attivare meccanismi periodici di azionamento, di esecuzione di attività di elaborazione, comunicazione tra nodi e schedulatore in modo tale da poter avere una visione costante di com'è l'infrastruttura grid che viene a essere utilizzata. Un accesso al grid per poter fare richieste di attività, quindi di elaborazione, sia dal punto di vista come se fossero dei servizi, sia dal punto di vista della programmazione dell'ambiente grid, ovvero la possibilità di mettere all'interno nuovi processi, modificarne gli esistenti o attivare meccanismi di tipo on demand. L'altro aspetto è che il sistema sviluppato ha come ambiente un ambiente di sviluppo, come tutti
5 minuti, okay. Un ambiente di sviluppo basato sulla capacità di scrivere il processo grid. Nella visione, quindi, che come ha detto il mio predecessore, rimane agli atti, sono messe in evidenza quelle che sono le capacità computazionali messe a disposizione del sistema grid. Qual è la cosa è stato fatto nel grid? È stato realizzato un meccanismo che lo rende flessibile in che modo? Sostanzialmente avvalendosi di un meccanismo di programmazione basato su scripting e definendo un sistema di plugin tale da poter customizzare quelle che sono gli elementi di processo e di elaborazione che permette al grid di essere estendibile da un punto di vista della programmazione e quindi anche reso customizzabile. Da questo punto di vista questo meccanismo consentirebbe di poter definire varie tipologie di plugin in grado di andare a rendersi, a comunicare con dispositivi di varie nature e quindi portarli, omogenizzarli all'interno del sistema di elaborazione. L'anatomia di un processo grid è stata sostanzialmente prevede che ogni processo abbia delle informazioni tipiche, descrittive, ma quelle più sostanziali, quelle di carattere formale, prevede per esempio su quale contesto di esecuzione il processo deve rivolgersi, deve essere eseguito, tipo quali sono le risorse necessarie, tipo spazio disco, capacità di elaborazione della CPU, quanta banda di connessione e quant'altro, attività di schedulazione, se eseguirlo in maniera sporadica oppure no, parametri legati ai dati che diamo in ingresso per l'elaborazione, cosa deve essere riprodotto in uscita, la parte funzionale che riguarda sostanzialmente la definizione stessa del processo di elaborazione e le dipendenze legate all'eventuale uso di plugin che sono necessari a rendere più preciso, diciamo, a renderlo completo nella sua elaborazione. Quindi sono le necessità. Nel nostro, diciamo, come attività l'abbiamo messo in pratica all'interno di un progetto europeo su un portale per la gestione di contenuti multimediali, un portale non basato su una singola macchina, un server, diciamo, ostato su una macchina, ma un insieme di macchine all'interno di un data center in cui sono presenti processi, servizi e quant'altro. E sostanzialmente il portale che noi abbiamo realizzato e sul quale è stato montato sopra il sistema di monitoraggio prevede una serie di server in balancing, web application server per gestire servizi un pochino più pesanti, ovviamente un database, un'area di storage e un grid utilizzato come servizio del portale, per esempio, che permettesse di fare attività sui contenuti multimediali provenienti dagli utenti. Non solo la parte di elaborazione dei contenuti multimediali, ma anche la gestione di, per esempio, semantica dei dati provenienti e associati ai contenuti per creare delle informazioni e della conoscenza in grado di poter andare all'utente e a fare suggerimenti o mettere, diciamo, in relazione un utente con un contenuto o un utente con un altro utente e via dicendo. Siccome il problema del portale era un problema di carattere distribuito, cosa dovevamo risolvere? Situazioni di anomalie, tipo i dischi sono pieni, un web server è andato giù per qualche ragione legata a problemi critici o anomalie di altro genere, un servizio non risponde perché è bloccato, la piattaforma di elaborazione basata sul grid non risponde e quant'altro. Allora, cosa è stato fatto? È stato sostanzialmente utilizzato il grid stesso per fare attività di monitoraggio, cioè tralasciando il grid di servizio, su ogni macchina sono presenti quei servizi e quei processi che concorrono al funzionamento del portale, sono stati sostanzialmente montati o laddove era possibile dei nodi oppure usando delle macchine, diciamo dei computer a parte, i nodi vanno attraverso protocolli classici di comunicazione a interrogare se il servizio è su, se risponde, se per esempio il nodo di elaborazione del contenuto risponde su una determinata macchina e via dicendo. Perché questo? Perché ovviamente andare a sentirsi chiamare, guarda, il portale non funziona, non era molto bello e non piace a tutti. Allora l'idea è questa soluzione ci ha consentito di, non solo di renderlo e di, diciamo, attivo costantemente,
ma ci permette anche di tirare su informazioni abbastanza importanti, per esempio agganciando su un meccanismo di analisi della risposta del portale, sapere quando è il momento di massima attività, quando è il momento in cui c'è un traffico di contenuti verso, quindi in fase di upload, e quindi controllare sostanzialmente un po' l'uso efficiente, nel caso aggiungere una macchina per aumentare quindi in balancing, per consentire l'accesso a più utenze, oppure chiedere di allargare lo spazio disco. Sono a fine sostanzialmente. Questa è un po' così uno snapshot del sistema che è stato montato a supporto del monitoraggio dei portali. Vengono riportati i loghi dei portali che stiamo controllando. Molto banalmente, la schermata minimizza sostanzialmente lo stato del portale con il meccanismo classico semaforico, però all'interno di ciascuno si è in grado di poter verificare e controllare parametri molto più di dettaglio. E a sinistra una visione molto mobile della stessa rappresentazione desktop che consente all'utente in qualunque momento di accedere al sistema e capire che cosa sta succedendo. Non solo, un quintale di mail che arrivano ogni tanto. Deve chiudere. Sostanzialmente le conclusioni sono che mettendo insieme le capacità di elaborazione grid e cloud si è in grado di condividere la potenza di calcolo e non solo di avere un meccanismo dinamico ed elastico in grado di aumentare la capacità elaborativa. Questo può essere sfruttato, per esempio, per poter mettere in piedi un sistema di controllo basato su grid che va a interrogare dispositivi che siano fisici oppure virtuali, e quindi abbinare le due tecnologie in un contesto di controllo. Grazie mille. Purtroppo non c'è tempo per le domande.